raga, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete letto dal titolo, questo è un super mega haul di IKEA e vari negozietti. Allora, partiamo da IKEA. Cioè, non so se vi rendete conto io cosa ho, sono sommersa di cose. Ok, allora partiamo da IKEA. Da IKEA ho preso varie cose. Queste grucce bianche, ne ho presi due pacchetti e ogni pacchetto contiene 2, 4, 6, 8 grucce. Sono di legno bianche e niente, a me piace perché comunque piace tenere tutto in ordine. Immaginateveli nell'armadio tutti quanti ordinati con le stesse grucce e quindi ne ho prese due. Ovviamente poi se ne serviranno altre andrò a prenderle. Piano piano poggio per terra perché veramente non so dove mettere le cose. Poi ho preso questo super tagliere. Questo praticamente ha qui dietro una rotella che praticamente permette di poggiarla sul tavolo e farlo girare, cioè di poggiarlo sul tavolo e farlo girare. Allora, voglio dirvi anche i prezzi pian piano. Allora, questo qui l'ho pagato solo 10 euro, cioè a me piace tantissimo, sono innamorata. Le grucce invece non lo so dove sta lo scontrino, quindi ve lo dirò dopo. Ok, tutto a posto. Poi ho preso sempre da IKEA questi qui, non so se li conoscete. Questi praticamente sono due ganci che vanno, cioè si possono appoggiare, almeno io questo è l'utilizzo che ne faccio, li metto dietro alle porte e quindi diciamo sono un salvaspazio perché appoggiandole dietro alle porte dal lato interno, diciamo, tu ci puoi mettere o il pigiama oppure una vestaglia e comunque chiudendo la porta poi dal dietro non si vede. Vedete, sono fatti così. Se riesco, ops, vi faccio vedere l'immagine. Ok, io già ne avevo uno perché la prima volta me lo divisi con mia mamma. Ne ho presi altri due. Poi ho preso questi qua, che sono, diciamo, degli organizer. Pensati, vabbè, non vi dico per cosa li ho pensati perché poi magari vi faccio un video in cui vi farò vedere tutto come io sistemo. Allora, vediamo se riesco a poggiare questo per terra. Però vorrei trovare lo scontrino per dirvi i prezzi. Allora, raga, il tagliere vi ho detto 10 euro. Le grucce le ho pagate, dovrebbero essere queste boomerang. Sì, le ho pagate 6,50 euro ogni pacco e vi ho detto che ne escono 8 dall'interno. Questi contenitori organizzieri invece li ho pagati 3,50 euro l'uno. Questi qua. Questi qua, vediamo un attimino. Non lo trovo. Magari vi metto sotto il prezzo perché non lo trovo. Facciamo così, vi lascio tutti i prezzi sotto, forse è meglio. Allora, ho preso le candele che prendo ogni volta che vado all'IKEA perché ne sono 100 e vabbè, queste
sono senza odore, però io le adoro, cioè, già l'ho detto in un altro video, le metto sempre dappertutto, quindi le trovo comode e anche il prezzo è buono. Poi ho preso questi rotoli. Prima Ikea li faceva tipo trasparenti, ora invece questi qua li ha fatti bianchi, quindi mi sono piaciuti, sono di plastica e sono comodi. Li puoi utilizzare per diverse cose. Io vabbè li vado ad utilizzare da mettere sotto i mobili per non far rovinare i mobili. Poi contenitore, questo qui fa parte di questo qui che ora vi faccio vedere perché lo devo svuotare logicamente. Allora, ho preso questi contenitori qui per la pasta. Questi già ve li feci vedere in un altro haul. Nell'altro haul presi quelli là piccoli, ora ho preso questi qua grandi e ne ho presi 4. Ho preso questo barattolo di vetro col tappo di sughero, molto carino, e lo stesso barattolino l'ho trovato anche più piccolo, quindi vedete sono uguali ma di diverse grandezze, sempre con il tappo in sughero. Poi ho preso questo set di forbici. Poi ho preso queste pinze in questo materiale che a me sta piacendo tantissimo. Ne ho prese 2. Poi ho preso, vi faccio vedere prima questo tagliere. Questo tagliere qui che è bianco, però mi piaceva, semplice, sembra molto resistente. Poi ho preso queste qui, questi barattolini. Questo è un set da 4. Ve lo volevo aprire per farvelo vedere, però forse è meglio di no. Vedete, sono fatti così. Sono dei barattolini col coperchio così. Si apre e niente, molto carini. Poi vi farò vedere tutti gli utilizzi in un altro video. Poi ho preso da Ikea la ricarica di questo qui. Questo è il rotolo, diciamo, levapelucchi. Ho preso la ricarica e questo ce l'avevo già, era per farvi capire la ricarica di cosa. Ne sono 4 all'interno. Poi ho preso speriamo che non si rompa niente. Allora, questo cestino qua troppo carino. Questo magari lo apro così ve lo faccio vedere meglio. Ci vediamo la carta. Eccolo qua, raga. Fatto così. Infine, sempre da Ikea. Sì, abbiamo finito con Ikea. Ho preso questo cestino. Questo qui ha due, cioè si può utilizzare in due modi, o così praticamente chiuso,
quindi non so, in un mobile con qualcosa all'interno, oppure aperto. No, mi piace tantissimo, cioè sono troppo contenta di questo haul, vi giuro. E vado a mettere tutto qua. E quindi l'ultima cosa di Ikea è appunto questo scatolo di plastica. Però ci sono altre cose all'interno, ma questo scatolo qua. Il coperchio va preso da parte, però le trovo molto utili. Allora, passiamo invece a Casanova, perché è un solo articolo, quindi vi faccio vedere questo. Ho preso da Casanova questa tazza, ve la faccio vedere aperta. Io ne volevo anche un'altra, però la volevo dello stesso colore, solo che praticamente ne avevano una di ogni colore, quindi alla fine ne ho presa una sola. Ho provato a vedere anche da un altro Casanova, ma non c'era di questo colore. E la tazza è questa qui, vedete, ha il coperchio tipo termico e qui ha un filtro, vedete com'è? È per le tisane, cioè per gli infusi, per le tisane, quindi vai a mettere l'infuso qui, poi ci versi l'acqua calda, la retina trattiene l'infuso e sotto rimane la tisana. A me piace tanto. Ed è fatta così, sotto ha queste scritte: sobrietà, serenità, eleganza. Mi piace molto. Proverò a cercare in qualche altro punto vendita se ne trovo un'altra, perché ho provato solo in un altro punto vendita, però qui per Napoli ce ne sono parecchi di punti vendita, quindi proverò a vedere se ne trovo un'altra. Poi, allora, raga, questo qui, un altro pezzo singolo, questa qui l'ho pagata 6,50 euro. Un altro pezzo singolo che ho preso da Tiger è questo qui. Allora, questo praticamente è, vediamo se lo spiega, un vassoio per vasca da bagno in bambù. Quindi dovete immaginarlo su un'estremità della vasca, sull'altra estremità, messo così voi vi fate un bel bagno caldo e qui non so, magari ci appoggiate un bel bicchiere di vino. No, scherzo perché non bevo vino, però raga, mi piaceva tantissimo. Ve l'ho detto, l'ho trovato da Tiger al prezzo di 8 euro e l'ho voluto. Ok. Poi, un negozio di detersivi ho preso queste due bottiglie in vetro, sono in vetro, allora vi faccio vedere una sola, tanto sono uguali. È fatta, diciamo così, ha tutto questa fantasia con le roselline, tutto con rosa, il tappo, guardate, è fatto così, tipo margherita, e ne ho prese due e le ho pagate 3,50 euro all'una. Mi piacevano un sacco e le ho prese. Poi, sempre al negozio di detersivi, ho preso questo piccolo vaso. Questo è fatto di plastica e l'ho pagato 3 euro. Poi, sempre lì, ho preso questo cestino. Raga, troppo carino, mi piace un sacco. Questo l'ho pagato 5 euro. È fatto tipo sempre in vimini, bambù, non so che materiale è. E poi c'ha questo nastrino bianco col fiocco ad oro. Diciamo questo che è un portatovaglioli, però io l'ho pensato per un altro utilizzo che poi vi farò vedere.
ho preso questo qui che non vedevo l'ora di firmare il video perché lo voglio utilizzare. Questo è per togliere la polvere, però vedete com'è, è piatto, quindi va sotto il divano, sotto il letto, dietro ai mobili, insomma va secondo me nei posti più difficili da arrivare. Infatti questo appena chiudo la telecamera vado subito ad utilizzarlo, vabbè non scherzo. Allora, questo ve l'ho mostrato, ho preso sempre nel negozio di detersivi, che ha tutte queste cose carine, due barattoli, questi qua, però ve ne faccio vedere solo uno, tanto sono uguali, ho paura che mi casca, ed è fatto così, ha il tappo così, e adoro questo cuoricino così, è tipo shabby, mi piace tantissimo, ne ho presi due. Questi li ho pagati 5 euro l'uno. Il cestino vi ho detto 5 euro. Questo qua invece 3 euro l'ho pagato. Poi ho preso... Abbiamo quasi finito. Altri oggettini. Questi praticamente sono dei salvaspazio. Allora vi faccio vedere. Il primo è questo qua. Vanno all'interno dei mobili. Quindi immaginate un mobile all'interno che ha la mensola, andiamo a mettere questo così nella mensola, tutto al contrario però, così nella mensola, e qui si possono appoggiare tazzine o tazze per non metterle tipo uno sopra l'altro o per recuperare spazio. Stessa cosa questo qui, ah questo l'ho pagato 2,50 euro. Stessa cosa questo qui, faccio vedere, è comunque sempre un salvaspazio, qui dall'immagine lo fa vedere, proprio nell'immagine fa vedere tutti e due quelli che ho comprato io. Guardate, questo è quello che vi sto mostrando ora, ok, quindi può andare o all'interno o all'esterno del mobile, io preferisco all'interno, e dentro magari mettere spugnette, panno pelle e cose varie. Questo qua invece mostra l'altro che ho preso, che ora vi faccio vedere. Quindi all'interno del mobile, quando apri l'anta, però dall'interno mi piace, non dall'esterno, salva spazio. Stessa cosa questo qui, vedete, ha questi spazi qua, che praticamente vanno, immaginatevi la mensola, lo mettete all'interno della mensola, quindi recuperate un altro piano di appoggio. Ed infine ho preso questa bomboletta, linea prodotti speciali, vabbè, queste oro ricco pallido, perché poi vedrete cosa ho in mente. E niente raga, tutto il mio shopping, il mio mega haul finisce qui. Questo era tutto quello che ho acquistato in questi giorni e sono troppo contenta, ci sono un sacco di cose che mi piacciono, non vedo l'ora di farvele vedere mostrate. E niente raga, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Io volevo ringraziare di cuore i nuovi iscritti e spero che vi abbia dato anche uno spunto magari per qualche acquisto utile. E niente, vi mando un forte bacio raga e ci vediamo al prossimo video. Ciao.